Signori e signori, buonasera. Vorrei, col vostro permesso, farvi gustare l'arte incomparabile di Totò, attore straordinario, poeta raffinato ed infine compositore di musiche e parole di rarissima bellezza. Forse non tutti sanno che Totò ha scritto molte canzoni, non solo Ma la femmina, che ha avuto tanto successo, ma molte, molte altre ancora. Esempio, ecco, Giulina, Suoccola t'amore femmina, Com camericista fa, Nemica, Casa mia, Occhia che mi parlato, e tantissime altre, davvero tutte belle. Ma quella più conosciuta, naturalmente, come tutti sappiamo, è Ma la femmina, con la quale inizieremo questa serata. Due parole le vorrei spendere parlando di canzonette, diciamo così, canzonette dell'epoca d'oro, cioè dopo di Giacomo, intendo dire, dove buona parte della produzione canzonettistica fu pensata in funzione squisitamente teatrale, proprio per portare in scena vicende umane interessate ed intessute di sogni, di amori, di odi, insomma atmosfere incantate e frammiste a momenti di rarissima nostalgia. E dove qui prosa e canzoni si intrecciano con estrema naturalezza, proprio per rendere viva sulla scena la condizione esistenziale dei suoi protagonisti. E in questo momento sto pensando non solo a Totò, ma anche a Viviani, Edoardo, Peppino, Titina, Nino Taranto, Pupella Maggio e tanti tanti altri grandi artisti. E adesso, cari amici, ascoltiamo la celeberrima Ma la femmina, cantata dal grande Peppino Di Capri, che è veramente un grande della canzone napoletana. E così inizieremo questa intensa serata in onore a Totò. Grazie. Fatta nada quella che fatta a me tu ma t'avessi acceso e vuoi sapere perché con questa terra femmina come a te non c'è una stavano onesto come me. Femmina, tu sei una mala femmina, gli scocchi hai fatto chiacchiere, lacrime e famiglia. Voglio bene, t'odio,
Felicità. Vorria sapere che è questa parola. Vorria sapere che vo significa. S'arragnuranza a mia, mancanze e scuola, ma chi l'antis mai annumana? A sera, quando solo se ne trase da consegna a luna panottata, la dice rinda orecchia, io vado a casa, ti raccomando tutte innamorate. Cari amici, vorrei leggervi una frase molto suggestiva, scritta dal grande Totò. Ascoltatela, è proprio sull'improvvisazione. Questo è proprio un messaggio di pura saggezza. La comicità è musica, nel senso che si basa sul tempo. Sono la vocazione e il mestiere che portano l'attore ad improvvisare scena per scena qualche parola. Ed io lo faccio ogni volta che posso, anche se è un rischio. In teatro è più facile e meno pericoloso, perché la reazione immediata del pubblico suggerisce all'attore la giusta misura. Ma anche nel cinema, il più delle volte, almeno l'improvvisazione funziona. E poi ancora questa sua bella lirica, molto tenera e di grande sensibilità, Si fosse una uccella. Si fosse una uccella ogni mattina, vorria cantare in goppa a finestra toia. Buongiorno, amore mio, buongiorno, amore. E poi vorria zumpare in goppa i capilla, e chiano chiano, con una carezza, con questo beccuccio così peccerilla, ma ti mangiasse i vasi a pazzachilla. Si fosse una canaria o una cardina. E qui siamo ai pazienti, che c'è una vera filosofia in questa poesia di Totò, che dimostra appunto di essere un grande conoscitore dell'animo umano. All'angolo i vecchiaia si mettono pazienti e posta tutti i giorni, ma non accoglie niente, pulito, dignitoso, non stenne mai una mano, l'occhio inghiuato in terra, per una giornata sana. La gente non lo guarda e non lo fanno apposta per fare chi lo mestiera. Ci va la faccia tosta. Io ne conosco una, Peppina Fiorella, sa fa a Santa Teresa, vicino alla parrucchiella. Si ora in una cinque lire, o sangue la va storta, dai e tenanza di piede, arreta, ti fa pure morta. Dai, esordo con Teresa. A sera va a cantina, te ne pure a 600, tre camere e cucina. Invece chi le chiaia, misero e vergognoso, stanotte morti fama, povero e dignitoso. E qui siamo alla canzone Giulina, una delle belle canzoni di Totò. La canzone Giulina è un dolce ricordo della giovinezza di Totò, che è innamorato di una bella e fresca ragazza popolana. È davvero un cesello, un quadretto straordinario, colmo di ricordi molto intensi. Notate appunto questa canzone come è molto bella e molto intima. È proprio un ricordo di Totò. Se chiama
caso passato. Mamma mia, a te ingannanza luoghi e barriere, vo che curano facce leggere, lo pare luoghi verdi cinere. Senza rossetta semplice e sincera, teneva 16 anni e 18, faceva sartulello chiatamone, scendeva la fatica in punta all'otto e mi aspettava a me sotto portone. Senza parlare, subito sotto raccio, ci pigliava, mi chiedeva, ma fa amore, vicino a casa sua, in coppa brancaccio, parole dolci e zucchero in tuo cuore. E qui siamo sui rimpianti di Totò. Notate che in queste parole vi è tanta modestia, che può sembrare anche forse falsa modestia, ma così non è, almeno per Totò. Ascoltate questa sua riflessione sui rimpianti. Ma che artista, venditore di chiacchiere noi siamo. Un falegname vale più di noi artisti. Almeno fabbrica un tavolino che poi rimane nei secoli. Ma noi, dica, che facciamo? Quanto duriamo? Al massimo, se abbiamo molto successo, una generazione. Lo scritto rimane, il quadro rimane, il lavandino rimane, ma di ciò che facciamo noi non rimane un bel nulla. Due parole sull'esperienza televisiva di Totò, una scenetta che ha oggi dell'inverosimile, ma purtroppo la RAI di allora era molto legata a certi schemi. Ascoltate quindi appunto l'inverosimile. Totò non amava molto la televisione. Era convinto che fosse un mezzo che divorasse gli attori fino a bruciarli e perciò preferiva considerarsene un fruitore piuttosto che un interprete. Nonostante la sua idea, però, si lasciò convincere nel 1958 a partecipare a Il musichiere di Mario Riva. L'incontro con il presentatore, con il quale aveva già lavorato nel passato in numerose riviste, fu molto affettuoso, ma durante la trasmissione l'attore si lasciò scappare un «Viva Lauro!», che allora era sindaco di Napoli. Purtroppo la frase lasciò interdetto lo stesso Mario Riva, che esclamò «Ma Totò!» E lui di rimando «Ma che volete? A me piace Lauro!»
Allora i dirigenti democristiani della RAI mal tollerarono che un personaggio così popolare inneggiasse al capo del partito monarchico e per molto tempo il principe Totò non venne più chiamato in televisione. Passarono molti anni, fino a quando nel 1966 finalmente Totò, 8 anni dopo, riapparve sul piccolo schermo. A questo punto non poteva mancare un pezzo che tutti conosciamo, la famosa A Livella, la quale è stata tradotta in molte lingue ed è un pezzo classico di Totò, il più importante e forse fra i più belli. Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fa che sta crianza, ognuno ha da tanechi sto pensiero. Ogni anno, puntualmente, in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo marmorio e ci Vicenza. Stanna m'è capitata un'avventura. Dopo di aver compiuto il triste omaggio, Madonna si ci pensa e che paura, ma poi facetto un'anima e coraggio. O fate chista, statemi a sentire. S'avvicinava allora la chiusura, io Tom Tom stavo per uscire buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di 1000 imprese, morto l'11 maggio del 31. Nu stem na corona ngoppa tutt, sotto na croce fatti i lampadini, 3 mazzi rosa con aliste e lutto, cannella, cannolotto e 6 lumina. Proprio azzaccata a tombe sto signore, c'è steva nata tomba piccerella abbandonata senza manco un fiore, per segno solamente una crucella. E in coppa a croce appena si leggeva Esposito Gennaro Netturbino. Guardando la cappena mi faceva sto morto senza manco una lumina. Ma questa è la vita, un capo a me pensava, chi ha avuto tanto e chi non aveva niente. Sto povero Madonna s'aspettava che pure al lato non era paziente. Mentre fantasticavo sto pensiero, s'era già fatto quasi mezzanotte, il romanetto inchiuso, prigioniero, morte e paura, innanzi ai cannelotti. Tutto a un tratto, che vega lontana, 2 ombre avvicinarsi alla parte mia. Pensai, sto fatto a me mi pare strano, sto inghisciato, dormo, o è fantasia? Ah, che fantasia, ero marchese, co tuba, caramella e co pastrana, ghillata a priessa is, un brutto arnese, tutto fatente e con una scopa a mano. E chi lo certamente è Don Gennaro, o morto poveriello, o scupatore. Ma in tasto fatti io non c'ho vega chiara, sono morto e se lo tirano a quest'ora. Poteva stare quasi un palmo quando un marchese si fermai e botta, sa vote e tom tom, calmo, calmo, ricetta a Don Gennaro. Giovanotto, da voi vorrei saper, vile carogna, con quale ardire, come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata. Ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava, sì, inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, io non m'avesse fatto questo torto. Mia moglie è stata a fare sta fessaria, io che potevo fare se era morta? Se fosse viva, mi faria contenta, pigliassa la casciulella che è qua tosse, e proprio mo, obbi, da sto momento me ne trasezzo di danata fossa. E cosa aspetti, o turpe mal creato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato avrei già dato piglio alla violenza. Amore, piglia sta violenza, verità marché, mi sono scucciato da sentì, e si perde la pazienza, mi scorda che sono morto e sono ammazzato. Ma chi ti crede essere, non Dio?
cadendo buca pica si me vuole. Morto si tu e morto so pur io. Ognuno con manate è tale qua. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che binatali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? Ma tu qua Natale Pasqua Epifania, tu puoi mettere un capo in da cervella che stai malata ancora di fantasia. Amor, tu sai che è una livella, un re, un magistrato, un grand'om, trasenna stu cancello, ha fatto punta, che ha perso tutta la vita, è pure un uomo. Tu non te l'hai fatta ancora, questo conto. Perciò stamma a sentire un favore stivo, supportami vicino che t'importa. Sti pagliacciata e fanno sulle viva. Noi siamo seria, appartenimmo a morto. E qui siamo all'altra canzone di Totò Zoccola, T'amore femmina. È un omaggio alla sua città, Napoli, naturalmente, che Totò fa con questa canzone molto significativa ed anche per qualche verso toccante. Certamente piena di umiltà e di lucidi ricordi. Ascoltate, è molto bella. Tutta una scritta a Napoli, canzone appassionata, tutte bellezze in Napoli sono state decantate, da Bovia a Tagliaferri, diciamo. Senza musica, ma chi vuol dire più niente, chi te non curacci di qualcosa, dopo chi sti poeta grossa assai, d'accordo son che stata di una cosa, come in amore non si scorda mai, sta Napoli regina d'essere, che chi lo guarda lavorimmo bene, la tenga sana sana d'inte che la porta d'into cuore gaggia fa. Napoli si commo zucchero, terra d'amore, carnalità, zuccolo d'amore femmina, e o cuore Napoli cavò. Adorabile, sento su cuore che te lo di, zoccola d'amore femmina, e o pare Napoli da morì. Napoli, tu sia adorabile, sento su cuore che te lo di, zoccola d'amore femmina, e o pare Napoli. Zoccola d'amore femmina, e o cuore Napoli ca vuoi. E qui siamo all'indesiderabile. Questa è una scenetta che Totò mette in risalto per forse un doveroso rispetto delle professioni, anche quelle più, diciamo così, scomode. Proprio perché è l'indesiderabile. Non so perché se entro in una casa è come fosse entrato schiatta morta. E non mi faccio ancora persuaso perché sta gente poi mi guarda stuart e sotto la lingua e sente il rusocò. E quanto è brutto, ma sei tuo sangue. Io adesso un bicchiere stricchinina. E quando vedo faccia young, se n'ha da catta tutta maricina, sotto un tramma, ma che gli è sciacca. E non capisco poi perché sta gente si mostra sì villana e senza classe, che tenga a rogno. Io sono la gente incaricato delle tasse, io contribuente, ma da rispettare. Questo pezzo è davvero una sorta di testamento spirituale di Totò, molto incisivo e pieno di contenuti.
è come fosse quasi una preghiera, perché no? Difatti è proprio così intitolata, Preghiera del clown. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia ancora più ridicola, ma aiutami a portarla in giro con disinvoltura. C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità. Noi dobbiamo soffrire per divertirla. Manda, se puoi, qualcuno su questo mondo capace di far ridere me, come io faccio ridere gli altri. Qui siamo al punto di amore e malinconia. L'amore è come fosse un malan, che all'intrasat schiopprindo cora, senza un avvertimento, senza affanno, e dopo fa morì senza dolore. A metà del Novecento Totò debuttò in radio con un proprio programma settimanale, Tutto Totò, la cui idea centrale verrà poi ripresa nell'omonimo ciclo televisivo girato poco prima della sua morte. Nello stesso anno conobbe la bellissima Silvana Pampanini, con la quale ebbe un flirt che urtò la sensibilità della sua ex moglie. Ma nonostante l'età, Totò era ancora alla ricerca di una compagna e nel febbraio del 1952, colpito dall'immagine di Franca Faldini, che apparve sulla copertina del settimanale Oggi, Totò volle conoscerla a tutti i costi. Qui siamo a una poesia un po' allegra, ma anche in fondo malinconica. È una poesia che è una metafora, una sorta di bisogno espressivo dell'artistone, cosiddetto Ninì Santoro, per tentare di essere se stesso, e forse il meglio di se stesso. Il fine dicitore, ovvero Ninì Santoro. Ninì Santoro, il fine dicitore, maestro di eleganza e di maniere, il re del musical, il gran signore, debutta questa sera al Trianon. Bravo, bravo, bravo! Guardando un manifesto, chi leggeva pensava, certo, chi è un artistone, teneva una statura, e chi lo sapeva? Stasera stessa mo va a Cassantì. Cotuba, caramella e un buchino d'avorio giallo, lungo mezzo metro, un fazzoletto bianco nel taschino, un guollo, no fracche e seta blu marè. Tutto teatro illuminato a giorno, una marcia trionfale con Maida. Santoro ascetta e con una faccia e corno, pareva che diceva, eccomi qua. Mo va già a favore chi è Santoro, il fine dicitore, il fantasista. Caguannara pavoc, caccia l'oro, oro colato e prima qualità. O pubblica ansiosa s'aspettava, chissà mo che sciavo castu Santoro, ma che era sci, Santoro gagagagliava, faceva smorfie, zumba e niente più. Non farnette nemmeno un ritornello, ro prima raccontine d'avventura. Quando una areta a me, Santo, sì bella, drangata e allazzano per nacchia a novità. Fui con mano segnale in una battaglia, mancava poca e non ci scappavo morti, si ma pareva una mitraglia. Santoro non potette continuare. L'artista si facetta ama, patello, fracco, tubo, fazzoletto bianco, si nascondette pure la caramella, dicette, oggi sbagliato, e che già fa? 30 anni sono passata quella sera, che il fine dicitore fantasista per forza avette a chiudere la carriera a beneficio dell'umanità. Ma a ieri stava scritto in do giornale che dopo vari e lunghi appostamenti è stato assicurato un criminale alla giustizia delle autorità. E chi era? Ne chi sto disgraziato? Santoro, il dicitore fantasista, capo magnà, al furto s'era dato, povero uomo, per poter campare.
Io penso che fu l'epoca sbagliata. 30 anni fa tutta era nata cosa. Oggi che il nostro gusto si è cambiato, Santoro fosse una celebrità. Come dici sta fa questa bella canzone? Quanta tristezza emerge in questa canzone di Totò, quanti ricordi, quanti dolori, e quelli poi d'amore sono davvero indimenticabili. Io campavo ero felice, senza amore, senza te. Non ce l'ho, come si dice, ma sentivo che io ero il re. Ma la sera t'incontrai mentre ascevano caffè, e guardando pensai, sta bellezza è per un re. Come dici sta fa, ti voglio bene. Come impara sta fa, che dell'amore. Perché non ti sto fuori in tasti vene? Perché tu m'imparaste a sospirare? E mo che tempo sono innamorato. Amore mio, perché mi vuoi lasciare? Vai di cielo oggi vaziato, è stato un capriccio che passerà. Come dici sta fa, ti voglio bene. Di chi sto bene è l'infelicità. È stato un capriccio che passerà. Come dici sta fa, ti voglio bene. Sì, chi sto bene felicità. E questo è un bel momento. C'è qui una allegrissima e spassosissima scenetta di Totò. Ascoltatela. Fatto la schedina. E sono stato bucerato per il Parigi in casa dell'Inter con la sua moglie. Non la schedina del fotocalcio, la scheda di iscrizione all'ufficio collocamento. Ah no, quella l'ho fatta. Vado a farla dal collega. Quel signore lì è un amico suo? Lo conosce? Scusi signore, lei che fa le schedine a mano? Sì. Me ne fa una? Sì, mi faccia vedere il curriculum. Qui.
Davanti a tutti. Perché ha qualcosa da nascondere? Ma no, dico, ma come? Ci sono le signore. Vabbè, che significa ci sono le signore? Cosa ha capito? Il curriculum. Cioè, una lista di impieghi dove lei è stato, un posto di precedenti, di preferenze. No, no, non ce l'ho, dico, ma poco, curriculum. Sono scarso. Ho capito. Va bene, mi dica le sue attitudini. Le mie attitudini anche sono scarse, perché io da bambino sono stato poco bene. Io ci immagino che ho avuto la crosta lattea, la tossa sinina, la tossa convulsa, un po' di febbre gialla, la varicella, un'ernia strozzata, due orecchioni e basta. Ah, e niente? Ah no, no, fate bene a rappetarmi, no. All'età di 15 anni ho avuto la meningite. E lei l'ha avuto la meningite? No, io no. Peccato. Come peccato? Avrete fatto un'esperienza. Va bene, un'esperienza del genere non ci tengo a fare. Tanto meglio. Perché sono la meningite, si muore o si rimane stupido? Io non sono morto. Ok. Lei vorrebbe dire che io sono rimasto stupido? No, guardi, no, io non voglio dire niente di tutto questo. No, lei lo vuol dire. No, io non lo voglio. No, lei ha fatto la faccia. Io non ho fatto nessuna. Lei ha avuto l'intenzione. Senta, ma di non faccia il processo all'intenzione. Io lo faccio il processo all'intenzione e non lo faccio. Ma lo sta facendo lei. No, lo sta facendo lei. Ma lo fa lei. Perché io leggo nel pensiero. Ma che legge nel pensiero? Comunque, guardi, lasciamo stare. E lasciamo stare, che me. Per me. Ma guarda. Ha fatto il militare lei? Io sì, signore, ho fatto il militare. 3 anni di militare a Cuneo. Mi ha quinto reggimento bersaglieri. Ero barbiere. Facevo la barba a tutti i soldati, tosavo gli ufficiali, tosavo anche il colonnello. Sì, vabbè, questo comunque non interessa. Interessa lei, va bene, a me non interessa. Lei si metta seduto e attenda la chiamata. Attento? La chiamata. Perché è scoppiata la guerra? È scoppiata la guerra. E direi attenta la chiamata? Sì, la guerra, ma che c'entra la guerra con la chiamata? Che chiamata? Che guerra? Ma lei si deve sedere. E l'impiegato chiama, secondo dei lavori e delle attitudini, quando l'interessato sente la sul suo lavoro, si presenta qui al bancone. È una chiamata civile. È una chiamata civile. Ma non è una chiamata civile. E che cos'è, signore? È una chiamata parastatale. Non mi faccia dire. Ma che sono lo stesso? Ma la faccia lei la cortesia. Ma guarda che c'è. E non si altri, chissà. Lei non sa chi sono io. Io sono un pubblico impiegato. Io non lo sono ancora, ma lo sarò. Ha capito? Ma guardami. Ma guardami, poi dice che uno si butta a sinistra. Interprete. Eccomi qua. Parlevo francese? Oui. Vous savez, azzicato proprio, eh? Io a Parigi vago spiss. Oui. Perché ci tengo la sia Nicole, sia Nicolette, la vedova. Oui. E le vedove, perché le morò le mari, oui, le mari le morò. Le morò, vous voulez savoir, Pasco le mari le morò, perché le mari le morò, glielo dico subito, tutto subito. Le mari, un giorno, il ermalà, se si dice poco bene, andò in una farmacia e comprò un liquid di lassative, ne spa? Andò alla maison e apre maison, si tranquillò le liquid, si mise da un lì e sciopò. Vous avez compris, Pascoscia? Ho compreso, caso signore, che qui ci deve essere un grosso equivoco, sa? Ma scusa, lei parla italiano? Certo! Mi fa fare tutta questa fatica a spiegare gli affari miei in francese. Devo controllare la padronanza della lingua. Qui già bisogna conoscere perlomeno 4 o 5. 4 posso prendere, 5. E quali sa? Napoletano, siciliano, giapponese e cinese. Oh, dico... conosci il cinese? Il palco. Sarajevo, Nicosia. Come? Sarajevo, Nicosia. E che significa? Lei parla cinese? No! E allora perché glielo spiego se non lo capisce? Insomma, le lingue orientali non servono. Sa almeno l'inglese? Inglese sì, ma non subito. E quando? Lo sto studiando, solo un anno. Noi aspettiamo un anno, no? Non vuole. Io corro subito, non abbiamo tempo da perdere. Qui ci occorre un poliglotta, eh? Io il poliglotta non ce l'ho, io sono sincero. Ma posso andare da un amico mio, che ce l'ha, me lo faccio prestare, glielo porto. Guardi che questi amico mio c'ha dei poliglotti che sono alti così, sa? Se ne vada. Dica per scherzo. Vada. No, perché dice... Vada! Vada posso via! Poi dici che uno si butta a destra, non sai dove ti devi buttare, porca miseria! Tanto meglio! Altra bella canzone di Totò è Casa mia. Ascoltiamola insieme, cari amici, questa triste ma intensa canzone di Totò. Qui vi sono tutti i suoi ricordi, spesso cupi, mesti e malinconici, ma tutti vivi. E Totò li descrive con grande sentimento, con profonda emozione. È un periodo molto forte che ha segnato profondamente la vita intima del grande Antonio De Curtis. Casa mia, quando ci stivo tu,
sabato non si chiude, non giorno si sta più, la casa è triste e nuda, perché non ci manca tu. Pillole di saggezza, grande filosofia, questo è Totò, un pittore e cesellatore di animo, in questa sua poesia A vita. A vita è bella, sì, è stato un dono che ti ha fatto la natura, ma quando posta a vita è una sciagura, voi mi chiamate donna chi sto qua. E non parla per me che a storto morto riesca a m'abbuscana mille lire, tenga salute e non faccio per dire, son gune chilla che sa fine fa. Ma quando n'aggio viste disgraziate, cecate, ciunghe, scieme, sordo muto, gente che non ha viste e mai ha avuto, nu poche e bene, a questa umanità. Guerra, miserie, fame, malattia, cristiana diventata pelle e ossa, e tanta gioventù cocula fossa. Chista non è nu dono. Infamità. Altro aneddoto della vita di Totò è il seguente. La Faldini si incontrò con Totò grazie all'intervento di alcuni conoscenti. I due si incontrarono così ufficialmente, proprio come desiderava la Faldini. Gli incontri poi divennero sempre più assidui, fino a quando maturò la decisione di vivere addirittura insieme. La Faldini amò profondamente Totò, nonostante i 33 anni di differenza e nonostante le profonde diversità di carattere, perché la Faldini spiegò a Totò le sue esigenze e si adattò ad una vita casalinga, rinunciò ai viaggi. Totò, già pigrissimo in gioventù, era ora assolutamente restio a viaggiare, proprio per le sue condizioni fisiche
non buone. Ora vorrei farvi ascoltare altra bella canzone di Totò, Occhio che mi parlate. È una canzone, una vera denuncia di Totò, di alcuni momenti della sua difficile e tormentata vita, ma vissuta bene, con tutti gli onori della gloria. In questa canzone Totò è molto sentimentale, fortemente passionale e drammaticamente sofferente del suo stato affettivo e non sa nascondere il suo forte dolore. Coloro ogni mente, so bella quando piangono, so tutto sentimento, si ridono, si affittano, come due fiamme ardendo, sono sempre lucendo, da pieno un pronto tu. Mamma malandà, dici tenge la sì, ma sei non pronto, ca quando mi guardata, ma sbarco con un piede con me. Oggi è tanta murata, buia si sta luce tutta vita mia. Da senza suo c'è un posto d'amore. Il suo c'è due che parla direttamente con parola canga tenera sulla parola amore, chi tuoi e tuoi che ingannano, come t'ingando mano, son gatto i contro, che ti do il tuo blu, ogni camma mamma. Ci tende la chi, ma te non pronta. Da quando mi guardato, ma il fatto con un piede con me. Oggi è tanta murata, buia si dà luce tutta vita mia. Devo dire, amici, che molti poeti hanno scritto versi molto affettuosi, per la verità, per i loro gattoni. Ecco, esempio, Edoardo scrisse A gatto ruba lazza, la ricorderete? Viviani pure parlò di un certo gatto, un gattone, che gli faceva compagnia nelle serate lunghe invernali quando scriveva i suoi testi teatrali. E parimenti Di Giacomo versificò su un gatto che egli amava molto ed era di colore rosso. E Totò invece era di colore bianco, scrisse Bianchina. Ascoltate. Isto un ghe casa o vica paravisa, tenga tre stanze all'ultimo piano. E di da stagione, man che in camisa, mocca nu miezzo sigara tuscana, ma metta fora a loggia a respira. A ieri sera, quasi a 21 ore, mentre faceva la solita fumata, quando mi sento a rete un rumore, un fuia fuia, una specie esecutata, ma voti scatta e faccio chi va là?
a pizza l'occhio e vecare in oscura bianchina ferma nanza nu per tu se che sta posto proprio sotto un muro. Ma dato che era oscuro, era confuso, non si vedeva la profondità. Sta appostamente che faceva la gatta, a dire la verità, non curiosetta. Pensai che non mi pare buono fatto. Si bianchina e i puzza non ci si mette, vuol dire qualche cosa non c'ha da sta. E come infatti non m'era sbagliata, dentro al pertuso c'era un suricillo, con l'occhio fuori tutto spaventato. Oh, poveriello, non era tranquillo, perché pensava, non me posso scappottare. Tutto a un tratto, oh, sorice parlai, con una parlata in italiano pure. Bianchina, ma perché con me ce l'hai? Smetti la via, non farmi più paura. Ricetta a gatto, io non mi muovo acca. Pietà, 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 che cosa ho fatto? E saputo gli botta a parte mia. Signore, per piacere dica al suo gatto che mi lasciasse in pace e così sia. Va bene, va Bianchi, lascialo sta. Patrò, trasit venna a parte rind. Rispunnita a fammi e sasti fatto. Sto suricillo che fa olinda e pinta. Ma l'ha già spiccia io che assunga a gatto. Si no, cangoppa, e che ci stonga a fa? Va bene, rispondette imbarazzato. È verità bella buia sta questione. Però cangoppa non voglio scenate. E ricordate che sono io o padrone e si rispetta l'ospitalità. È inutile che stai rindo pertuso. Agatta la ricetta, che stia fina. Si grida e ti scansa, povero illuso. E fatto un conto, ma senza bianchina. Son che decisa, non mi muovo acca. Pietà di me, pietà, bianchina bella. Piagneva e Bietta la tremava a voce, cosa che ti faceva arricciare la pelle. Povero suricillo, mi s'ingroce senza speranze e se potei salvare. Ma buono, perché stavolta aizza la mano, cercherò, fa fuisto suricillo. Quello che stai facendo non è umano, ti metto in quella chi è più piccerino. E beh, ma che sono queste novità? O mun aiuta sempre sta maniera, o presce grosso magno o piccerillo, mi rispondette la gatta ieri sera. Pur io ha già perduto un uccello, mocca un cane presa, che già fa? Ma cosa c'entro io con quel cagnaccio? Anch'io ho una mammina che mi aspetta. Gesù bambino, più non ce la faccio. Nella mia tana vo tornare in fretta. Se non mi vede, mamma mia, morrà. O suricilla, già aveva la morte, a cominciare a chiagnare a dirotto. O cuore le sbatteva forte, forte, e pa paura se facette sotto. Ma vota. E faccia la gatta e dica frustalla. La gatta si facette una risata. Ricetta. E si poiati in da cucina e trovato formaggio ruscato, perché pova pigliato con bianchina? E chi stio dovere mio? Che sta già fa? In fondo, la gatta ragionava. Si matteneva in da casa. Era po' scopo. Dici ma la verità, ma chi sa pigliava se non teneva a casa chi ne top? Chi ha le spalle e manietta cucca. T'ha già voluto bene, non era meglio. Tutta già fatta, ma da condannà. D'amore mio, non da cercava niente, e tu mirava l'infelicità. Tutte faticamente ha rispondito, quella che copriva la bella. Vestito gesto, ma tu abbassi nudo. E non lo dico, ma torni in passione.
moriva a morire, io do giuro l'anza a Dio, voglio bene tu da te. Amico, io credeva sta bugia per tutta vita mia, io credeva stai per te. Amico, questa faccia così bella, questi modi tandarella, non poteva mai sapere. Amico, pure dopo l'amico indocora con l'amico ma l'amico dopo a te. Diceva amore mio, io ti giuro tanto a me, voglio bene tu da te. Io credeva a te, per tutta vita mia, io credeva e stai per te. Ma mia, questa faccia così bella, questi modi tamarelli, non poteva mai sapere. Un amico ha pure stato amico in dolore con l'amico non amico tu. Questa canzone che avete ascoltato è una specie di testamento di Totò. Difatti è possibile che vi siano degli scheletri negli armadi di Totò, ma quale altro personaggio ne è privo? Gli esseri umani e i grandi artisti sono creature molto complesse. Ritengo che la sua grandezza metta nell'ombra i suoi piccoli peccati e Nemica, questa bella canzone di Totò, ampiamente lo dimostra. Ecco amici, una visione molto lucida sulla realtà degli uomini, sia del tempo di Totò che dei giorni nostri. La famosa frase, siamo uomini o caporali? Totò dice dal film proprio, siamo uomini o caporali. Io divido l'umanità in due categorie di persone, gli uomini e i caporali. Quella degli uomini è la maggioranza, quella dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quelli costretti a lavorare come bestie, tutta la vita, nell'ombra di un'esistenza misera. I caporali sfruttano, offendono, maltrattano, perché sono esseri invasati dalla loro bramosia del guadagno. Li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne neanche l'autorità, né l'abilità, né l'intelligenza per farlo. Ma con la sola bravura delle loro facce di bronzo, esse sono sempre pronto a vessare l'uomo qualunque. Di notte, quando sono a letto nel buio della mia camera, sento due occhi che mi fissano, mi scrutano, mi interrogano. Sono gli occhi della mia coscienza. Totò, incubi o riflessioni? Buonissimo, conduttori, frenatori, gente di fatica, sacchini, impiegati della ferrovia, dello Stato! Vuole da qui? Oh, oh. Cosa vuole da qui, lei? Cosa vuole? Cosa voglio? Cerco il mio posto. Per favore, non gridi. Qui c'è gente che dorme, capito? Vabbè. Se vuole il suo posto, vada giù in seconda classe, in coda, in coda. Giovanotti, niente capo, niente coda, capito? Io ho il biglietto per questo carrozzone qui. Lei ha il biglietto per il vagonlino? No, ho il biglietto per questo vagone qui. Punto, dicevo, il vagone lì. Ma perché mi vuole mandare lì se ho il biglietto per qui? Scusa. Signore, io non la voglio mandare in nessun posto. Lei ha il biglietto per il vagone lì. Ah, ma lei è testardo, sa. Io ho domandato pure a quel signore in borghese col cappello in divisa, mi ha detto che questo era il mio convoglio.
Signore Borghese, col cappello in vino? Sì, signore. Il capo stazione? Non lo so, il capo stazione. È il padrone della ferrovia, insomma. E lui l'ha mandato al vagon lì. Al vagon qui. Ma cosa c'è la testa? Ah, signori, per cortesia. Vede, signor frenatore. No, che frenatore? Questo secondino. Ma che secondino? Io sono un viaggiatore come lei, e lui è il conduttore. Dunque, il conduttore stava dicendo vagon lì, in francese, significa vagon lì. Ma se 3 ore che glielo sto dicendo. Mi sembrava che dicesse proprio il contrario. Per favore, mi vuol favorire il biglietto? Non lo vedi, sotto al naso glielo ho messo. Va bene, va bene. Entro. Avanti. Permesso. Avanti. Ah, lei è il 16. Io sì, e lei? Io no. Quando c'è la salute. Questo è il suo posto. Questo. Vieni sopra. Va bene. Se durante la notte ha bisogno di me, mi chiami. Io durante la notte non ho bisogno di nessuno. Chiaro? E non si sa. No, si sa. Ce l'ho con me, si sa. Buonanotte, signora. Buonanotte. Proprio questo mi doveva capitare. È un po' di pazienza, onorevole. Felice no. Una parola. Permettete? Che cosa? Che cosa? Niente, perché mi spaventate. Dica, se permettete, mi presento. A chi? A voi, siamo soli. Presento a me? Ah, quella cosa, piacere, piacere. Sì, ho usato la gentiluomo. Ah, sì, piacere. Piacere. Io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Cosimo? Trombetta. Trombetta. Sì. Ma questo numero non mi ingiunge nuovo. Modestamente non faccio per vantarmi, ma sono molto conosciuto. Io ho conosciuto anche suo padre. Sì, guarda, questo mi sorprende ancora meno e mi fa piacere. Ah, sì. Mio padre è così popolare. Chi è che non conosce quel trombone di suo padre? Dico, signore, che cosa fa? No, dico, sono espansivo. Sì, vabbè, ma queste confidenze non mi piacciono. Mi piacciono? No. La confidenza è anche a me. Ah, no? Io rispetto per essere interessato. Meno male, siamo d'accordo. Tanto più che siete in errore. Ah, sì? Avete detto trombone. Scusate. Scusate, se io mi chiamo Trombetta, se io faccio Trombetta di cognome, è chiaro e evidente che anche mio padre faccia Trombetta, no? Alle volte, sa, c'è la magagna. Ma che magagna, signore, ma vi prego. No. Sono un uomo di volta. Sì, vabbè, ma per cortesia non mi toccate, ve l'ho detto, non mi posso sentire toccare. Neanche sono nervoso. E come me, preciso come me. Dunque, Trombetta è padre, Trombetta è qui, è chiaro, evidente. Certo. Alle volte. Viceversa, mia sorella fa trombone. Fa trombone. No, non fa trombone. Ma no, signore, non fa trombone. Mia sorella fa trombone. Ma no, non insista, la prego. Ma non insistete voi. Ma guardi che quando io dico una cosa, è la saggezza. Ma che saggezza? Non pretenderete mica di conoscere mia sorella. Io sono un uomo di mondo. Sì, va bene, ma se glielo dico, ecco, è così. Ma state fermo, per piacere, non mi toccate. Fa trombetta, mia sorella. Ma qua. Ma c'è, è come me, fa trombetta. Per meglio dire, faceva. Ah, ci sei cascato, faceva. Adesso fa trombone. Ma no, fa trombone, faceva trombetta la signorina. Adesso scusate, fa trombetta in bocca. Per forza, la trombetta si mette in bocca. No, non è che mia sorella. Ha visto mai qualcuno con la trombetta messa in un'altra volta? Ma no, non si mette la trombetta in bocca. Ma glielo dico io. Ma non me ne dico niente. Ma sono un uomo di mondo. Ma fatemi la cortesia, non è che mia sorella si mette la trombetta in bocca. Non se la mette in bocca. Se la mette. Ma non se la mette. Se la mette. Ma non si non si fa vedere da lei, ma se la mette. Ma come se la mette? Insisto, perché per casa, davanti allo specchio. Sta con la trombetta in bocca, spussola la porta, chi è? Mio fratello, oddio, se nasconde la trombetta dietro, glielo dico io. Ma che mi dite voi? Non mi faccio arrabbiare. Io non avete capito niente. Non ho capito, allora secondo lei sei ignorante. Non siete, ma non lo sento che siete ignorante. Uomo di mondo. Ma la cosa sì, state fermo. Bocca, non è la bocca di mia sorella. La bocca di chi è? Bocca è il cognome di mio cognato. Ah, ecco, voi saprete almeno che una donna quando sposa assume il cognome del marito, no? Assunto. Oh, è assunto. Lo dica. La signorina faceva trombetta, adesso ha sposato in bocca, fa trombetta in bocca. E per forza. Che mestiere fai? Scusate, adesso cos'è questo punto? No, dico tu, che mestiere fai? Sì, ho capito perfettamente, ma a me non piace, ve l'ho già detto, a me non piacciono le confidenze. Bene, la confidenza a me non piace. Dite tu, ci conosciamo da 5 minuti. Va bene. Poi io non faccio nessun mestiere. Ah, no? No. Disoccupato? Ma che disoccupato? Faccio nessun mestiere perché esercito. Ah, bravo maresciallo! Ma la volete smettere con queste mani? Riformato? Ma che riformato? No, guarda. Ma non mi posso sentire toccare come ve lo dico. Ah, neanche io, sa. Ah, sta. Anche io. Glielo ho detto al priore. Sì, al priore di Anzio, io gliel'ho detto a lei. E io il priore d'Anzio adesso. Il priore di Anzio, io gliel'ho detto a lei che non voglio essere toccato. Ah, ma vorrei dire l'avete detto al priore. Vabbè, io sto facendo storia, non ci faccio caso. Priore d'Anzio. Priore d'Anzio. Sarà per questo che non mi capite bene. Io non... Il maresciallo esercito una professione, o per meglio dire, la esercitavo una professione. E tanto ci vuole. Da quando sono stato eletto? Ammalato. Eletto ammalato. Non sono stato eletto ammalato io. No, sono stato eletto... Per finizia.
Ma che pepiliccia! No, sono stato eletto deputato e da quando sono stato eletto non esercito più la mia professione. Avete capito, sì o no? E tanto ci volete. Me lo dicevo prima, era giusto dicendo. Me lo aveste lasciato dire. Da un po' è 3 ore che sta parlando e non si spiega. Meno male. Io domando così, per cortesia. Non vi conosco. Me ne compro la stessa. Ma fatelo cortesia, di là di tutte queste parti. Ma se che volete smettere, sì o no? Dammelo 3 stelle. Ah, ma state fermo il bracco! Oh, e sono 3 ore! E che modi sono questi? Ogni limite è una pazienza. È quello che dico io. E tocca, ma che dico? E te lo come state facendo braccia e gomito? Braccia e gomito. E dove siamo? Senti, figlio, e dove siamo arrivati? Ma quello che dico io non ho più parole. Voi siete un pazzo, ma io sono un pazzo. Parli come pazzo. Ma guardate come parlate voi. No, parli come parla lei. No, come parlate voi. Ha capito, i suoi modi sono interurbani. E glielo dico in faccia sul muso. Ma si fa? Pianza. Adesso io ho i modi inurbani. Ma che sono io? Voi siete un maleducato. Ecco che cosa siete. Un maleducato. Ambe! No, ambe l'ho detto io. Come no, ambe l'ho detto io. No, ambe l'ho detto prima io. Faccio la storia per bacca che l'ho detto prima. L'ho detto prima, io lo ripeto. Ambe! E allora io dico me. Che mi fai? Ma che cosa vi devo fare? Niente, perché siete un pazzo, l'ho detto e ve lo ripeto. E mettiamo i puntini sugli uomini. Mettiamo i puntini sugli uomini. E per sempre. Tanto per vostra natura siete voi. Voi, non io! Siete voi che mi state toccando! Ebbene sì, io tocco! Ma lei per gli dèi, perché mi fai il ritocco? Ma che ritocco di città? Ma faccio anche io! Non te le mani, dammi fermo! Io faccio quello che voglio! E non lo volete fare! E allora perché si mette così? E io non voglio sapere! E io entro! E voi non dovete dire! Io quando vedo un buco entro dentro! Ma guarda, paura! Che mi fa? Mi fermo! Oddio! Io francamente ve lo devo confessare, sono 40 anni che viaggio, ma non ho mai incontrato un viaggiatore come voi. Neanche io, Se avessi saputo, non avrei preso questo convoglio. L'avrei preso io, figurate, per mia fortuna. È meglio che stiamo parlando. Ho la percezione che ancora non avete ben capito con chi state parlando. E chi sarà mai? Bingo! Ma volete capire sì o no che io sono l'onorevole Cosimo Trombetta? Onorevole? Sì, signore, onorevole. Ma chi? Come chi io? Ma vi faccio il piacere, se ne vada! Se ne vada! Ma andate via voi! Onorevole! Sì, onorevole, non c'è niente da stupire, sì, onorevole, sì, signore! Deputato, onorevole, chiamatelo come volete! E i deputati veri, quelli buoni, quelli che hanno preso anche l'aumento dello stipendio, cosa dicono? Non so devono dire che sono falso io! Si onorano di avermi fra di loro! Sopportano! Sopportano, hanno detto che si onorano! Però la camera niente, non si entra. Off limite! Ora questo! Off limite! Off limite a Cosimo Trombetta! Ma io entro la camera ed esco quando voglio, quando mi pare e piace. Mezzogiorno, quando non c'è nessuno, è una capatina. E via. Entro la camera quando si riunisce il Parlamento. Parlamento? Già. Lei parla? È naturale. Lo lascio parlare. E quando è il momento mi alzo, mando la parola e parlo e mi faccio sentire. Il presidente non piglia il camerello e fa lindri, cacciatelo a questo cadetto fuori. Senti, adesso veramente ti fate esagerare. Io non so che mi trattenga da chiamare il conduttore e farmi mettere fuori. Onorevole! Adesso vorrei raccontarvi qualche battuta flash di Totò. Ecco, signore e signori, chi non sa che la risoterapia è consigliata da molti psichiatri per alleggerire la mente dallo stress quotidiano. E i film e le battute appunto di Totò sono costellate di frasi sicuramente esilaranti e sono praticamente un ottimo mezzo per raggiungere questo scopo. Totò ha sempre la battuta giusta, alcune immediate, altre con un contenuto più profondo, quasi addirittura, diciamo così, un concetto filosofico espresso sempre con il sorriso sulle labbra. Quindi nell'attuazione della risoterapia ho selezionato alcune sue battute, credo le più divertenti, dividendole per argomenti. Immergiamoci quindi, cari amici, nel, diciamo così, il Totò pensiero. Ecco, un pensiero di Totò sulla famiglia. Totò diceva, tuo padre era un uomo magnanimo e dimmi, ragguagliami, che se magnava? Sulle donne, la donna è mobile. Ed io mi sento un mobiliere. Sui peccati, ma sì, diamoci alle orge, facciamo questa orgiata. Signore, orgiate per due. Mi chiedete se ho fornicato? Io nella vita ho fornicato sempre. Mi chiamavano il fornichiere. Sui soldi, io e il mio amico siamo ricchi sfondati. Sì, io sono il ricco, lui lo sfondato.
sulla salute. Ho due belle prognosi riservate. Allora sto male, sì, ma una è di scorta. Sul lotto, gioco. Il gioco del lotto. Meglio un ambo oggi che una gallina domani. Alle 3:25 di quel 15 aprile Totò spirò. Le ultime parole le rivolse alla sua Franca e disse: t'aggio voluto assai bene, Franca, proprio assai. Purtroppo siamo giunti alla fine della serata. Chiudo dicendo queste poche parole. Antonio De Curtis e Totò, due nomi, due mondi, due personalità, ma un solo destino. Principe serio ed introverso il primo, surreale ed esplosivo il secondo. Quindi non una sola storia, ma due, che accennano appena appena ad entrambi i personaggi, attraverso questa rappresentazione di alcune delle sue opere. Una storia, quella di Totò, davvero incredibile ed affascinante insieme. Dico affascinante proprio per la sua grande, grandissima umanità. Grazie a tutti voi e buonasera. Grazie.